Allora, eccoci, bentornati, secondo appuntamento della giornata e proseguiamo allegramente questo primo giorno in Campus Atelier in collaborazione con Cinema Show e ho due carissimi amici, quindi anche Daniele Amico, ma in particolar modo direi che Stefano Blasi e Daniele Santonicola, per cui chiedo un applauso preventivo. Sono anche due cari amici di Tutti Digitale, collaboratori, per cui diciamo che potremmo parlare più ore, in realtà parleremo un'oretta. Ma perché è molto interessante la loro presenza? Perché tratteremo un argomento, direi, di grande interesse e soprattutto di grande attualità, cioè il backstage. Perché insomma, diciamo che il backstage è qualcosa che è arrivato molto di recente nel cinema. Prima non lo si faceva, o si faceva veramente di rado per caso, quando si girava in pellicola, direi che insomma, i casi di backstage in pellicola sono veramente qualche minuto rubato adesso a manco, oppure erano i cosiddetti cosiddette papere, no? Insomma, i chunk sbagliati. Nella realtà l'avvento del digitale e soprattutto l'avvento dei diversi mezzi di comunicazione, anche social, molteplici appunto, ha portato un po' alla necessità di dover ideare nuove forme di promozione. Quindi il backstage, per essere un contenuto così, insomma, in più, è diventato fondamentale. E, come vedete, però ecco, il punto è, il backstage in questo momento è di fatto una figura che non è quasi conosciuta a livello di gruppo, vero? Voi come avete deciso di iniziare, come avete iniziato a occuparvi di questo ambito? Ma innanzitutto volevo ringraziare Mario, chi ha composto un po' il programma di questa iniziativa, perché effettivamente a mia memoria è la prima volta che l'ultima ruota del carro, ovvero l'imperatore del backstage, anche sul set appunto, ha una cosa sempre di grandissima considerazione, specialmente nelle mie giornate di impresa, vengono invitati a parlare di questa cosa che insomma, cioè, mi ha colpito e anche indegnamente penso sono su questo palco, perché in realtà cioè, è una cosa insomma bella, è una cosa positiva. E quindi vengo alla tua domanda. Bravo. Come avete detto, perché avete deciso di fare questo tipo? Come hai deciso un giorno di fare il Io mi sono approcciato a questo lavoro, diciamo, 4-5 anni fa, e mi sono approcciato a questo lavoro perché avevo intenzione di mettere un po' il naso in quello che era il mondo della produzione cinematografica, e quindi capirà l'occasione di fare il gigione, perché in realtà il primo backstage l'ho fatto su un cortometraggio che ho prodotto, quindi l'ho fatto con lui, e diciamo è stata un'occasione per entrare e capire un po' questo mondo della produzione cinematografica, che mi era conosciuto per certi aspetti ma non troppo conosciuto per altri, ovvero non ho mai vissuto un'esperienza diretta, profonda e lunga su un set, che pare al set un cortometraggio, che abbiamo anche il regista in sala, per cui adesso poi dopo lo presentiamo, che è secondo il giugno Antonio Silvestri. Devo dire che è stato amore a prima vista, nel senso che io sul set ci passerei mesi, quindi insomma è stata un'esperienza coinvolgente, anche diciamo gettato in acqua, anche voglio dire così, e poi vedi di nuotare, e questa è stata una cosa molto bella, perché in realtà nella vita c'è bisogno a volte di buttarsi e di scoprire di essere in grado di fare qualcosa che non si è mai fatto prima. Un po' l'esperienza della novità, e visto che oggi ci sono un sacco di giovanissimi, lì c'è Stefano Stellini, poi ci sono altre scuole, mi sembra che sia insomma, si vive questa esperienza, si può vivere la novità anche diciamo dopo. È vero quello che hai detto, che superando il punto di non ritorno, cioè a questo punto sta in mezzo, non posso. Anche per te è stato l'inizio. No, io. Sente? Ok. No, in realtà inizialmente la mia principale ambizione è quella del regista, quindi ho cominciato facendo cortometraggi da regista, però avevo avuto sempre una grande passione per la visione dei making of, proprio fin da quando ero bambino. Nelle TV private c'era un programma che facevano ogni sabato, che era Mega Movie Magic, che era un format americano che riproponeva i making of dei più importanti film americani, e da lì proprio c'è stata un'esplosione di interesse da parte mia. Da piccolo ho cominciato a comprare libri anche da America sui making of, ricordo nel 97 il Titanic di Rory Quinn, che era scritto da una giornalista che aveva seguito passo dopo passo tutta la lavorazione di Titanic, e quindi c'è stata sempre una passione fortissima per questo tipo di prodotto, e però molto proprio
praticamente ho cominciato grazie a Michele Placido, perché aveva visto i miei cortometraggi circa 10 anni fa, gli erano molto piaciuti, sapeva della mia passione del making of, e quindi ha cominciato a portarmi con lui nelle sue tournée magari teatrali, a farmi fare backstage di quel tipo, finché poi il mio primo vero backstage è stato sul set del Cecchino, che lui ha girato nel 2011 a Parigi, e da lì poi ho cominciato facendo effettivamente il backstage. Ma ecco, il backstage, tu mi hai detto, sono venuto a fare questo film come se ti invitassero, no? Mi devi imparare a nuotare, non sapevi effettivamente come cosa fare, perché in effetti forse nel backstage non si può lavorare con una linea, cioè quando tu vai sul set in effetti non sai quello che succederà. Ma diciamo che come fai a raccogliere materiale? Esatto, beh, bisogna innanzitutto fare una cosa, nel senso che il backstage ha avuto un'evoluzione molto importante in questi ultimi anni. Diciamo che da quando esiste la registrazione video accessibile a tutti, anche sui film si è cominciato a fare questo genere di contenuti che in anni precedenti venivano realizzati in maniera molto complicata. C'è un libro che si chiama Fare un film di Sidney Lumet, che è un regista molto famoso, molto celebre, quanto Origine Giorno Pagani, un giro di Espresso, un retto animale, che dice, vi consiglio di leggere assolutamente. E lui gli racconta come durante un film, nell'ordine del giorno, quando spiega come si fa l'ordine del giorno, dice presenza di una troupe per la realizzazione di una carta da stampa elettronica. Cioè, in un giorno particolare, di una ripresa particolare, solo quel giorno c'era una troupe in più che realizzava questa carta da stampa elettronica, ovvero dei filmati della troupe al lavoro. Quindi, diciamo, da questa cosa così, che era un episodio, siamo passati a un discorso di creazione di piccoli contenuti da mettere nel home video, che in genere venivano affidati o a giovani esordienti oppure a persone che avevano la passione per il videomaking. Insomma, non c'era proprio una scuola, una classe, un tipo di una squadra, personaggi riconosciuti. Cosa è successo però? Che quando i social network e internet hanno costretto le distribuzioni e le produzioni a prolungare enormemente la fase di promozione, c'è stato un improvviso bisogno di contenuti, nel senso che bisogna interagire con il pubblico del film, che ancora non c'è nel film, nel pubblico, e quindi c'è bisogno di foto di scena, di trailer, di featurette, di papere, di backstage. E quindi, insomma, la domanda di questa cosa qua è aumentata. Quindi, di conseguenza, anche la quantità di domande che uno si fa prima di iniziare, perché all'inizio era, cavolo, domani cominciamo le riprese, non ci abbiamo il backstage. Ah, io conosco Mariuccio che fa la scuola di cinema, lo chiamiamo lui, gli diamo la telecamerina e lui fa il backstage. Ancora oggi si fa. Però c'è da dire che alcune produzioni un po' più attente, un po' più che usano meglio i social network, invece adesso si fanno la domanda, ok, chi mandiamo sul set a fare questa cosa? Perché poi di questi materiali avremo bisogno. E chiaramente il tipo di ragionamento che si fa dipende da mille fattori, se è una commedia, se è un drammatico, se è un film d'azione, cioè, e si fanno una serie di ipotesi di lavoro. Per esempio, una delle ipotesi di lavoro che si fa è creare delle clip per la promozione in cui, senza svelare tutta la trama del film, ma dando comunque delle informazioni, si presentano i personaggi, per esempio. E poi può capitare però, e questo effettivamente succede, che il set, nonostante tu abbia preparato un canovaccio, rifiuti questo canovaccio perché magari il film cambia o perché magari gli succede qualcosa per cui tu quella ripresa che avevi immaginato di poter fare non la puoi fare, e magari ti proponga altre cose, altre occasioni, che ne so, un attore particolarmente brillante o particolarmente scarico di cose e quindi sta sul set senza fare niente, e passiamo il tempo insieme e facciamo qualcosa che poi usiamo nel backstage. Poi se avremo tempo ti farò vedere qualcosa proprio di questo tipo. Ma infatti, perché prima tu hai fatto l'esempio di Sidney Lumet, che prevedeva addirittura la presenza di quel giorno della truppa. Però era un giorno, era un evento, esatto. Tutti lo sapevano. Però quando fatto un backstage, in realtà non andate un giorno, cioè la vostra presenza ormai è costante sul set. Dipende dal tipo di prodotto. Per esempio, di solito per i film ci richiedono una presenza quotidiana per tutta la lavorazione. Per esempio, io ho fatto Suburra, e Suburra è durato 3 mesi, e io per 3 mesi, tutti i giorni, tutte le notti, sono dovuto andare sul set. In prodotti televisivi è diverso, perché per esempio una serie può durare 6 mesi, ovviamente non c'è budget per far andare il backstage tutti i giorni, e quindi di solito si prevede un tot che può andare dalle 30 alle 45 giornate sul set.
massimo. Per esempio, se lo chiamavano Gigrobò, io sono stato la metà delle giornate, perché anche lì non c'era il budget, nel senso che lo sapete tutti che Gigrobò ha avuto un budget diciamo molto contenuto rispetto a quello che doveva mettere in scena, e quindi a un certo punto è stato chiesto uno sforzo a tutti quanti i reparti, come lo sforzo lo fa lo scenografo, lo fa il musicista, lo fa il fonico, così lo fa pure il backstage. Certo, lui probabilmente si sforza molto di più degli altri, però questo purtroppo fa parte di una dinamica che magari poi andremo a definire. Infatti, il direttore di produzione diceva prima, Daniele, diceva il reparto di produzione è quello che non percepisce gli straordinari. In realtà anche il backstage non percepisce straordinari se si sfora un orario di riprese, perché è un po' la, insomma, il ragionamento comune che si fa, vabbè, tanto il backstage viene quando gli pare, se ne va quando gli pare. Non è così, nel senso che se io la lavorazione dura, la lavorazione in un film, le ore di lavoro sono 10 ore, 8 se si fa un continuato, però generalmente 10 ore. È ovvio che se io non posso andarmene quando voglio, se c'è una scena fondamentale nelle prime 4 ore e un'altra scena fondamentale le ultime ore, che possono andare in straordinario, quindi si fanno anche 13-14 ore, però questa non viene riconosciuto. Oppure nei spot pubblicitari, soprattutto, io ho fatto un po' di spot pubblicitari, lì c'è sempre, si fa sempre straordinario, almeno di 2-3 ore, e devi stare lì fino alla fine, perché magari l'agenzia o il cliente ti chiedono: ah, ma non c'è la ripresa che abbiamo fatto all'ultima ora di quel giorno? Ci devi stare. Questo mi fa pensare che quindi non è una figura effettivamente riconosciuta, non lo è, nei direttori del cinema proprio non c'è, c'è il fotografo di scena, ma non c'è ancora la... Beh, sai, c'è questo discorso del cambiamento in atto, nel senso che quando sono stato, quando ho concordato il backstage di Gigrobò, il contratto che abbiamo siglato con la produzione, c'erano determinate richieste, per esempio c'era scritto che bisognava fare un montaggio di 5 minuti e un montaggio di 20 minuti. Lo chiamavano Gigrobò, le riprese sono cominciate a marzo del 2014 e il film è uscito in sala a febbraio del 2016. Quindi la fase di distribuzione che è cominciata dopo la proiezione del film alla Festa di Roma è quasi 2 anni successiva al momento in cui io ho cominciato a lavorare su quel set. E devo dire che nelle richieste che mi sono state fatte 2 anni prima e 2 anni dopo si vede proprio questo cambiamento, perché l'elaborazione di piccole clip da mettere su YouTube, su Facebook 2 anni prima non c'era. Un po' perché quel film è partito come produzione tra virgolette indipendente e quindi poi non c'era ancora un reparto marketing che lo doveva divulgare. Però non appena il reparto marketing di Lucky Red è entrato in azione, subito hanno detto no, ci servono queste cose qui. Per esempio in questo caso, però, quanto hai girato il backstage? Cioè, nel momento in cui dicono che tu dovrai preoccupare una clip di 5 e una clip di 20, tu... Questo è il grande problema, questo è il grande problema, la grande difficoltà di questo lavoro, che comunque di logica ha i suoi lati spinosi e i lati più piacevoli. E cioè ti trovi quando vai in montaggio con una quantità di girato, non in overshooting, cioè proprio c'è, cioè, sei andato proprio, io c'avevo sul ciclo poi c'avevo 45 ore di girato, 18 interviste, un tera e 40 di materiale, cioè una cosa, ragazzi, ho speso più di artist che altro. Però di fatto ne parlavo l'altro giorno con Daniele, parlando un po' le cose da dire per questo incontro. È sempre complicato decidere cosa non girare, cosa girare. E quando sei sul set sei naturalmente portato a girare tutto, solo che questo comporta che poi avrai una quantità di materiale da rivedere infinita, quindi siccome il tipo di, diciamo, compenso che genere viene riconosciuto per questa attività non è un compenso elevatissimo, cerchi sempre di fare un po', di cercare di quantomeno di non perdere nulla senza esagerare. Però poi dall'altra parte sei lì che fai questo tecnologiano, però oltre ai tecnologini succede qualcosa che invece avessi dovuto girarlo, quindi c'è di sempre girare il più possibile, di magari cosa che non riesco mai a fare, perché quando sei sul set c'è un ritmo di lavoro molto complesso, però in teoria bisognerebbe cercare di rivedersi subito e classificare subito il girato. Questa è una cosa che mi dico sempre e non riesco a fare mai, quindi magari voi che siete più bravi di me, se vi capirà, ci riuscirete, io non ci riesco, in genere rimango sempre al dopo. E ha la memoria di ricordarsi, ah vedi però quella battuta figa che mi aveva fatto l'attore, che potrebbe funzionare in questo punto, l'avevo fatta il giorno che stavamo allo Stadio Olimpico, allora ti vai a ricercare riprese dopo e cerchi questo. Però ecco, il materiale è tantissimo e questa è la difficoltà nella fase di montaggio. Ecco, infatti, cioè, siccome devi fare una cosa piccola, però questa cosa piccola può essere composta da una ripresa fatta il secondo giorno, un pezzo di intervista fatta al 15°,
è un errore in una papera fatta al 23, cioè mi fa pensare che quindi di fatto voi dovreste avere degli assistenti o una mini troupe, ecco. Agganci. Perché in effetti ti presento il fonico del backstage di Daniele, ti presento il direttore della fotografia del backstage di Daniele, ti presento il montatore del backstage di Daniele. Come fate a gestire quindi un lavoro così complesso, specialmente nella fase di archiviazione del materiale? Tu hai parlato di oltre un'intera di riprese sul campo durante da soli, perché ho capito che la situazione è one man band. Sì, in America è già diverso, perché lì il budget prevede la possibilità, e proprio la produzione lo richiede, di avere una mini troupe che è composta almeno, per esempio anche Sky lo fa, quando deve realizzare soprattutto le interviste sul set per i prodotti, scusate, gioco di parole, prodotti da lei. E quindi di solito c'è un cameraman, poi c'è chi fa le domande in modo da direzionare lo sguardo non in macchina di chi sta parlando, ma la persona che fa le domande, poi c'è una persona che si occupa delle luci, c'è una persona che si occupa del fonico. Però appunto questa è una realtà che in Italia fa solo Sky, e è complicatissimo, perché poi molto spesso i contenuti da riprendere ufficiali, quindi le interviste alla troupe, agli attori, un po' non vengono pianificati, questo è un grande problema, non vengono pianificati con la produzione, non c'è un'ufficialità di quello che tu devi fare, che poi è fondamentale per la promozione del film. Quindi devi stare lì, a me è capitato di fare la posta per ore agli attori, alla troupe, per poterli intervistare, perché appunto non essendo concordata la cosa, la produzione un po' dice vabbè, quando loro hanno tempo, vedi se sono disponibili. In realtà questa cosa è come la cena di Cenerentola, nel senso che è chiaro che lei non farà mai il tempo ad andare alla festa, perché gli dà veramente tanto lavoro da fare, quindi non ce la farà mai, perché chi ha esperienza di set qui, chi ha fatto un po' di set? Ok, quindi qualcuno sa di quello che parliamo. Cioè il set è estremamente strutturato come contesto produttivo, non c'è il tempo libero sul set, non c'è, perché se ci fosse il tempo libero il produttore perderebbe dei soldi, quindi il tempo libero non c'è. Quindi succede proprio banalmente che quando l'attore è finalmente disponibile e vuole fare l'intervista, perché magari comincia a girare dopo, c'è una pausa, non lo so, e in quel momento non c'è un posto dove farla, perché nel camerino ci sta l'ira di Dio perché ci sono 200 comparse, sul set stanno girando. Se ti sposti un attimo ti trovi attorniato dai curiosi e fanno "No, io Santa Maria!" e vengono tutti come i bulli. Quindi non si può, noi ci dicono spesso le interviste vanno rubate, no, A perché non siamo ladri, B perché se le rubi poi probabilmente vengono a schifezzi. Ma poi ne va anche della coerenza del prodotto, cioè un conto è come fanno in America, che le interviste le girano in location, oppure le girano in studio, però comunque le girano dedicano il tempo necessario, e quindi c'è anche una coerenza visiva, cioè vedi il personaggio nel suo ambiente, oppure tutti i personaggi, tutti lo sfondo nero. Un conto è come spesso ci capita che magari dietro che gli elettricisti stanno preparando il set, invece quell'altro attore c'ha, che ne so, tutta la troupe gli passa dietro perché in quel momento è libero. Quindi ne va anche proprio di una coerenza visiva che sarebbe bene invece mantenere. Ci sono alcune case, forse l'unica, una delle poche case di produzione italiana con cui da alcuni anni lavoro, anche Stefano sta lavorando, Cattaleia, che per alcuni progetti prevede la possibilità di realizzare le interviste a parte, a fine riprese, in uno studio fotografico con le luci giuste, l'audio giusto, e questo è ottimo, per esempio per Suburra, almeno per gli attori principali mi hanno dato questa possibilità. Quindi in qualche maniera bisogna fare in modo che questa figura sia riconosciuta, possa, sì, semplicemente che può essere considerata in cambio di lavorazione. Quando un produttore esecutivo, un organizzatore, si mettono a fare quel puzzle incredibile che è la produzione di un film, che è veramente un puzzle dai 1200 risvolti, più che un puzzle è proprio un muro di quelli che se togli una cosa poi devi cambiare tutto, e c'è una cosa in più. Tanto il lavoro dell'organizzatore generale e del produttore esecutivo è quello, sono bravi, lo fanno sempre, quindi se ce n'è una in più o una in meno non credo che gli cambi tutto. Però questa cosa in più va incastrata in qualche modo. Poi anche un po', non c'è una regola generale, per esempio Daniele ha parlato delle interviste in studio, a me non piacciono per niente, però in certi casi le devi fare perché non è una soluzione, però in altri magari è meglio farle on location. C'è un teatro di posa? Si gira un teatro di posa?
allora usiamo questo grado di posa a fine lavorazione e facciamo il libro. Certo, ha costruito questa cosa, va anche messa a budget, perché se io devo far venire il sabato un elettricista, una truccatrice, una costumista per allestire questo set del teatro, e chiaramente ci vorrà, non si può inventare all'ultimo, perché all'ultimo la risposta è no. Secondo te le produzioni capiranno questa necessità? Secondo me sarà sempre... la stanno capendo, e questo lo vediamo, perché comunque tendono per esempio a richiamare persone che hanno già lavorato, quindi questa cosa del compito solo per esordienti sta passando, l'hanno capito prima i marketing e ora lo stanno capendo anche le produzioni, e quindi c'è la possibilità che questa cosa del backstage diventi un compito, diventi una delle figure del set, cioè come tu cerchi il fonico, cerchi di prendere il miglior fonico possibile per il tuo budget, allo stesso modo quest'altra figura qui, che tra l'altro ha una diversità rispetto alle altre figure del set che sono, diciamo, più circoscritte come operazione, nel senso che la costumista fa tutta la preparazione, lavora sul set, poi cambia film. Tu invece sei una figura che dalla preproduzione fino a dopo che esce il film sei continuamente al lavoro, quindi c'hai una visione pure molto più... Perché chi fa il backstage fa anche una preparazione, cioè voi andate sul set ma sapete cosa succederà. Secondo me il backstage dovrebbe diciamo avere un filo che lo collega alla capoccia del direttore di produzione, un altro filo che lo collega alla capoccia del regista, e dovrebbe sapere tutto. Perché il set è anche organizzato in maniera asincrona. Per esempio, se oggi stiamo girando alla testa del cinema di Roma all'esterno, è probabile che lo scenografo stia allestendo il set di domani dentro una casa qua vicino, o in teatro di cosa. E allora, se il backstage non sa questa cosa, il racconto di quell'operazione lì non ci sarà. Se invece lo sarà, se potrebbe dire, ragazzi, che facciamo con la costruzione dello stabilimento che poi vedremo forse dopo? Che facciamo? Andiamo a riprendere prima? Mi portate lì? Facciamo un'ora di riprese lì? E lo proponi e si realizza. Questo chiaramente ci vuole tempo, nel senso che quando uno entra in un film, la prima cosa che ti danno in genere è la sceneggiatura, in genere, ti danno la sceneggiatura, in genere. Quello è il tuo ingresso nel film, cioè tu cominci a capire di che parla. Quando ti danno la sceneggiatura a te, che mediamente una settimana prima dell'inizio delle riprese, forse qualcosina di più, qualcosina di meno a volte, tu lavori con persone, sono 3 anni che stanno leggendo quella sceneggiatura. Quindi la tua competenza, la tua immediatezza nel capire cosa sta per succedere è molto più bassa. Perché tu, sì, leggi la sceneggiatura, però poi devi sapere che la scena 25, che c'è la sparatoria e che c'è il set di notte, e la gireremo un giorno e ti danno anche il piano di lavorazione, di cui poi parleremo magari dopo. Devi cominciare a prefigurarti quali sono le figate che succederanno per preparare le varie scene e cercare di capire come incastrarle nella tua presenza sul set, perché magari non ti fanno andare tutti i giorni come nel caso delle serie, o semplicemente proprio capire tu quando vieni convocato se devi andare a Fiumicino, a Maccaresi o alla festa del cinema. Magari ti tenta di un assistente o qualcuno che... Sì, secondo me lì la cosa è proprio sul dialogo che tu hai con la regia per quanto riguarda l'aspetto artistico del film, la distribuzione per quanto riguarda che ci volete fare questi contenuti e anche la produzione. Cioè di fatto stiamo parlando di una cosa che è normale sul set, perché tutte le figure che lavorano sul set parlano con tutte queste altre figure, cioè si parla un sacco sui set, tantissimo, e lo devi fare anche se vuoi un backstage fatto bene, lo devi fare così. Però c'è una possibilità forte invece che diventi una cosa più riconosciuta e quindi organizzata per tempo. Per esempio domani comincio degli Young Pop e alla fine delle riprese manderanno in onda uno speciale, lo hanno chiamato documentario proprio, sulle riprese degli Young Pop. Ho visto che ci sono online degli Ciampolino, ed è girato molto bene. Per esempio è girato tutto il cavalletto, il che vuol dire che tu non hai avuto nessun macchinista che ti ha detto, scusate il termine, dal cazzo. Perché poi è questa banalmente la verità del tuo lavoro. Tu devi essere pronto a sparire, perché lì non c'entri. E perché non c'entri? Perché quando hanno fatto i sopralluoghi si sono chiesti, c'entra il carrello qui, c'entra l'operatore qui, sì, c'entra la vita, sì, e backstage la domanda non c'era. E no, è questa la verità. Certo, assolutamente. Quindi se tu vai col cavalletto così, la prima cosa che succede è che ti guardano storto, la seconda è che arriva il direttore di produzione e fa questa, fallo a mano questa, no? Oppure molto più prosaicamente viene qualcuno e ti dà un bottarello al cavalletto e capisci che te lo devi andare. Però questa cosa è destinata a finire.
È destinato nel senso che lo senti che è destinato al suicidio o lo speri che no, 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 io lo sento io invece lo sento perché vedo che ci sta una ricerca di qualità anche su queste cose qui, perché è chiaro che se tu hai l'idea di fare un documentario sul film e ce l'hai già in preproduzione, poi non puoi fare e lo devi vendere questo documentario, perché diventa un contenuto che ha un valore, perché la gente, gli spettatori, si sintonizzeranno su Sky Atlantic HD quel giorno, hai visto la serie, e si vedranno in due ore, un'ora e mezza, quello che è di documentario. Quindi quella cosa ha un valore, non è una cosa, non è un regalino che facciamo a chi ha comprato il DVD. Questa cosa si è finita, morta, sepolta. E quindi speriamo bene, nel senso che se si riesce a fare meglio, io sono molto contento, poi quando faccio delle belle riprese, faccio una cosa carina, mi caso. Visto che parlavi di discorso del cavalletto, vorrei capire qual è la vostra sensazione, cioè come fa un operatore backstage sul set, cosa c'ha, cosa porta dietro? Telecamera. Una sola camera? Telecamera. Con le gambe è quello che diceva lui, devi essere il più visibile possibile perché ci sono 100 persone che lavorano e che devono portare il prodotto a casa, non puoi assolutamente, cioè ma proprio il rischio che viene cacciato al set se rischi di intralciare un secondo di preparazione. Quindi poi ho attrezzato, vabbè, si porta una telecamera e basta, il cavalletto si deve fare le interviste, altrimenti non te lo devi portare. Io lo porto sempre. Lo porti con la scimacchia? No, lo tiro fuori, lo tengo lì, perché a volte è anche un trucco per girare di meno il cavalletto, perché siccome devi sistemarlo, giri di meno. Non è proprio piazzata proprio. No, certo. Quindi no, soltanto la telecamera e basta. Solo. No, io invece giro con le reflex. E infatti volevo dire che mezzo proprio tecnicamente che ho usato, quindi giri il reflex. Tutto questo grande materiale, che poi come lo scarichi al momento sul set, naturalmente, lo riesci a scaricarlo poi quando rientri a fine settimana. Allora, il discorso è questo, del reparto fotografia c'ha un camion e 72 assistenti, di cui uno è deputato, 72 no, in genere sono 4-5 persone, e sei magari questa è la produzione più complessa, se gira con più macchine e dicendo, e c'è e dalla manager che fa proprio questo lavoro, quindi scarica. Quindi se tu che sei l'operatore di backstage, lavori nel contesto in cui siamo adesso e quindi sei da solo, ti devi fare lo scarico sul set, che vuol dire? Che ti devi portare il computer gli hard disk, due hard disk, perché devi fare il backup. E questa cosa vuol dire che nel tuo zaino ci deve essere lo spazio per tutto questo, che vuol dire che ti stancherai prima se te lo porti sempre appresso. E quindi magari capitano degli errori alla fine. Per cui io, per esempio, diciamo, quando ho lavorato su G-Trombo scaricavo a casa, e invece sul film che ho fatto quest'anno a luglio... Cioè, quindi lascia portare più schede per fare in modo di scaricare. Sì, ora diciamo, si riprende tanto, però sono bello, ragazzi, li prendiamo meno di comunque con formati più compressi rispetto a quelli con cui si riprende il film. Quindi, diciamo, un paio di schede, se giri più, sei pazzo, perché poi morirai in montaggio, però non lo so, tutti quanti... Poi dipende dai progetti, se sei in trasferta... Ma io scarico sempre a casa. Il che vuol dire che dopo le 10 ore, dopo le 12 ore, dopo le 13 ore, c'è una lavorare a scaricare. Quindi torni a casa dopo a mezzanotte, e questa è una difficoltà perché immaginate che su un lungo periodo un po' pesa, no? Sì, e poi ovviamente c'è tutto il lavoro di revisione del girato che dovrebbe essere fatto in concomitanza con le riprese, perché revisione del girato, ma anche sbobinatura per quanto riguarda le interviste. Io su Burna ho fatto un totale di più di 30 interviste tra attori e regista e troupe, ognuna durava in media un'ora e mezzo, sono stato settimane a sbobinare. Perché? Perché da quando c'è stato il boom di internet, soprattutto di Facebook, il nostro lavoro è molto cambiato, nel senso, prima di solito si chiedeva il taglio breve di 15 minuti, il taglio un po' lungo di 30 minuti di backstage da mettere poi nel DVD e basta. Con l'avvento di quell'esplosione di Facebook, quindi da qualche anno, in realtà il lavoro di backstage va di pari passo con il lavoro di marketing. Ci sono alcune società di produzione come Cattleya che ha proprio reparto marketing con il quale si interfaccia il backstage. E il progetto di backstage a monte è completamente diverso, perché vengono chieste una serie di pillole, una serie di clip da infinita tra parentesi di clip, io per il marketing di Super, la promozione su Burna ne ho fatte più di 20, da fare che devono essere veicolate online prima dell'uscita del film, e poi c'è ovviamente il backstage
normale che verrà messo nel Blu-ray, però quelle pillole che tu devi fare prima ovviamente ti comportano che tu non puoi tralasciare tutto il lavoro di revisione del generato, di sfumatura, di montaggio e lasciarlo dopo le riprese, no, devi trovare il tempo di farlo prima, quindi si lavora nei weekend, si lavora quando torni a casa dopo le 10 ore di lavoro, e perché ormai sono proprio indivisibili, cioè la produzione del film e il backstage vanno di pari passo, per cui tutto può servire ad aumentare, come dire, l'aspettativa, insomma, sì, tutto questo lavoro di post-produzione che a volte può cominciare anche durante le riprese, se per esempio c'è già una data di uscita prefissata, immagino appunto una produzione importante che gira oggi sapendo che andrà magari al festival subito dopo, capita più volte, e come la fate? La decidete sempre da soli o avete qualcuno che almeno vi cura il montaggio, un assistente che vi mette in linea? Però sì, non c'è niente, però io sinceramente sono molto fiducioso, perché nel momento in cui fiducioso sull'evoluzione di questa cosa qua, cioè io penso che questa cosa del backstage possa diventare un reparto, sì, perché adesso non è un reparto, cioè nell'ordine del giorno sei convocato con la fotografia, ma in realtà non hai un capo reparto. Questo è positivo ed è negativo allo stesso tempo, negativo perché nessuno ti organizza il lavoro, positivo perché fai guardare, quindi quel giorno vuoi andare ai costumi perché vuoi andare ai costumi, vedere come fanno, stai tutto il giorno ai costumi. Quell'altro giorno invece vuoi vedere il regista come dirige gli attori, ti metti a fianco al monitor con lui e sempre lavorando, sempre non perdendo nulla, capisci lui come mostra. Quindi se vi piace uno sguardo complessivo su quello che è la produzione cinematografica, a mio avviso è un'ottima esperienza da fare, a mio avviso. Più che fare assistente alla regia, secondo me. E che quella comunque è anche una esperienza umana molto strana. Nel momento in cui però questa cosa diventa un reparto, che quindi vuol dire che viene, diciamo, codificata, vengono anche stanziati dei budget un po' più capaci di contenere il lavoro di persone, per esempio, allora a quel punto ci si può in qualche modo inventare una situazione di work in progress durante le riprese del film, che adesso obiettivamente è impossibile. Cioè io sul set di Lui, non c'è più religione, ho montato qualcosa perché servivano delle clip di, per esempio per la Film Commission pugliese o per le TV locali che facevano dei servizi, quindi mi hanno chiesto dei brevi montaggi di immagini del set. È stata una fatica immonda, ragazzi, cioè, dopo che hai lavorato, cioè puoi anche dire d'accordo, io quel pomeriggio invece di andare sul set resto in albergo, vado in ufficio, è un numero di ore infinito di lavoro continuo. Però torniamo al discorso di prima, che magari quel giorno che tu sei lì a montare perché serve urgentemente questa cosa, mi succede proprio. Bisogna stare un po' con 36 occhi. I fotografi di scena ci riescono meglio perché fanno la posta durante le riprese, perlomeno Gianni Fiorico, che era sul set di questo film, faceva così. Cioè, scattava all'inizio della scena, quando aveva capito che aveva il materiale, apriva il computer e faceva la posta. Andava in pannello. Però la post-produzione di una fotografia è una cosa che prende magari 5-10 minuti e finisce lì, mentre voi sapete che il montaggio è un'attività che ha a che fare molto più col tempo e quindi non ce la fai a comprimerla. Cioè, se lavori 10 volte 5 minuti è probabile che non riesci a tirar fuori un montaggio mentre il fotografo riesce a post-produrre 10-15 volte. Secondo me servirebbe anche, cioè io sento la necessità, proprio per come è cambiato questo lavoro, di una figura che mi venga affiancata, che sia la figura di un creativo o comunque del reparto editoriale, perché oramai non si fa, cioè ormai è finito anche il tempo della clip di backstage che ti fa vedere come si gira il film, non te basta, è diventato un lavoro molto 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 creativo a livello di progettazione, nel senso che soprattutto per le produzioni importanti ovviamente viene richiesto, quando vieni assunto, o anche per essere assunto, dopo che hanno visto i tuoi lavori, viene richiesto un progetto di backstage che è volto soprattutto a veicolare nella fase promozionale del film quello che è il mood. Quindi tu devi creare, in questo caso da solo, però perciò servirebbe l'affiancamento di una figura ad hoc, delle clip di backstage che sono più dei teaser che non dei backstage veri e propri. Devono veicolare il mood, cioè se per esempio per Suburra, io forse qualcuno di voi l'avrà visto, comunque
è un intreccio tra Stato, Chiesa e i poteri forti di Roma. Lì, tra le varie clip di backstage promozionali che ho dovuto montare, mi venivano richieste anche delle clip che di backstage non erano, perché dovevano veicolare il mood. Allora lì artistico, proprio un lavoro molto complesso. Tra l'altro difficilissimo, perché tu poi vai sul set con queste ambizioni e quindi ti trovi a dover mettere anche in scena delle cose, però c'è un problema, che sul set c'è stato già un regista e non sei tu. Quindi che poi a me mi hanno detto sei molto, non dirò il film, sei molto, non so, sei estroso o fantasioso. Era sempre sul tema di prima del cavalletto, però ho detto più educatamente, per dire, cioè, esatto. Poi magari il prossimo film che incontro quella persona, che vedrà quello che ho prodotto, non mi dirà più così, perché già è successo questo fatto. Perché poi se uno un po' se la cava e fa delle cose carine, la volta successiva che vai a lavorare, ma questo vale per questo mestiere qui e probabilmente anche per tutti gli altri della produzione, perché alla fine il set è un posto di rapporti umani. I rapporti umani si costruiscono col tempo e con la conoscenza, quindi se tu vai a questa cosa un po' di tempo poi verrai anche facilitato, perché il macchinista che all'inizio si preoccupa perché lo stai prendendo e nessuno lo fa mai, quando poi vede le cose la volta dopo ti ritrova a lavorare per quel magico, quella magica cosa per la quale se ti ho già visto almeno una volta sei più amico degli altri, allora effettivamente sarai più amico, quindi vabbè, mettiti qua, mi sposto io. E questa è una cosa banale, ma che in realtà fa moltissimo sulla qualità del lavoro che tu puoi fare. Io direi, visto che vediamoci qualcosa, perché almeno diciamo ci avete incuriosito, cosa vogliamo cominciare a vedere una clip tua, Stefano? Sì, allora io invece di Jim Crow vorrei far vedere una clip di Non c'è più religione, che è esattamente quello che dice lui, cioè l'apporto creativo che uno mette sul set, completamente improvvisato però. Parlassero del film senza parlare del film, e quindi questa è stata una delle cose che abbiamo messo in campo per parlare presto del film. Qualcuno già comincia a capire qualcosa, perché
vediamo delle persone vestite in un certo modo, e quindi qualcosa, qualche domanda ce la facciamo, però non siamo ancora entrati in quel discorso di trama e di teaser trailer, che dicendo che devono partire, per cui ci sono una serie di questi contenuti pubblicati su Facebook che ancora stanno uscendo, tutti basati su questo format delle interviste impossibili, ed è un sistema creativo per cominciare a parlare del film senza svelare prima del tempo quello che in realtà è la trama. Per esempio su Gigrobo c'è stato tutto un altro approccio. Infatti ero curioso, appunto, tu Daniele, cosa ci vuoi far vedere? Mi parlavi prima di uno spot che hai fatto. No, volevo ricollegarmi a quello che diceva Stefano, per far vedere sempre una clipetta tratta dalla campagna marketing di Suburra, che come vedrete di backstage non ha nulla, è un'intervista, ma è un'intervista un po' particolare. È l'intervista a onorevole Malgrandi, sicuramente. Grazie. Buongiorno onorevole, si presenti. Filippo Malgrandi, onorevole di Mateo Foresta, parlamentare di centrodestra. Cosa può dirci a proposito degli scandali che la stampa le sta attribuendo in questi giorni? La stampa dice quello che vuole, stampa passività, con rispetto, ma fino a dove riesce ad arrivare la stampa. Ma ieri le telecamere sono tutti fuori, hanno preso una cosa, tanto tra lei e un altro deputato. Cioè ci viene negata anche la possibilità di parlare adesso. Sono vere le voci di una presunta aggressione ai danni della sua famiglia la notte scorsa? Non so di cosa stai parlando. Onorevole, a me sembra che lei abbia qualcosa da nascondere. Guardi, la malizia forse è la sua. Non credo di avere da nascondere. È tutto sotto gli occhi di tutti. Ma io sono una giornalista, sto facendo il mio lavoro. Non mi fa una sciocchezza, per favore. C'è il paese che ci ascolta, eh? Il ministro di Massimo non ci ha assolutamente nulla, l'obiettivo era di centellinare un po' gli aspetti preponderanti del personaggio senza svelare troppo, gli aspetti della parte della trama di scura senza svelare troppo, e questo era un tipo di cosa già inserita nel progetto di backstage prima dell'inizio delle riprese, e poi ovviamente sono state fatte anche delle pillole ad hoc sempre nella parte promozionale su alcuni aspetti importanti proprio della produzione, perché poi dipende anche dal tipo di film, come dicevo prima, Suburra è un film produttivamente molto grande che ha avuto anche molti sforzi produttivi, quindi era importante per la produzione svelare il valore produttivo che c'era a base del film già durante la promozione. Sì, quindi avrei avuto tempo per fare però queste riprese. In questo caso sì, perché era una delle situazioni in cui mi hanno permesso di farle in studio a fine riprese. È stato un caso eccezionale abbastanza. Invece no, volevo vedere un backstage adesso un po' più appunto tradizionale. Sì. Che cosa vogliamo vedere, Gigro Bo? Allora, sì, potremmo vedere, vi faccio vedere un pezzo del... faccio vedere, ma possiamo fare due cose, una clip, cioè un tempo. Ah, io intendo. Vai. Ok, allora se mandiamo per piacere la clip su Alessia. Chi non ha visto il film? Male, molto male. Però non vi preoccupate, questa clip era di così produzione, quindi svelerà solo il necessario. Questo film si sentiva. Questo film si sentiva, lo chiamavano Gigrobo, tu mi dai perché lo chiamavano Gigrobo? Azione! Tu conosci Gigrobo d'acciaio? Chi? Ma che credi che c'è la spadana? La spada chi? Alessia è praticamente una bimba intrappolata nel corpo di una donna, come filtro, diciamo, per vivere meglio nella realtà, decide di rifugiarsi dentro il cartone di Gigrobo. Guarda soltanto... puntare il Gigrobo. Non molla mai il suo tipo di player, c'è sempre la sigla del Gigrobo d'acciaio nelle orecchie. Quando scopre che lui ha questa super forza, questo potere, lei vede in lui Gigrobo. Lo sapevo, te sei Rossi Shiba, guarda se fa in giro. Lei è come se avesse questa intuizione, riesce a sentire l'altro, vede il bello di questa persona. Alessia è una ragazza che la pensa completamente diversa da lui e che lo tira fuori a forza da quel guscio per
attraverso il racconto di quello che lei vede in questi disegni animati, in realtà lei racconta esattamente quello che sta per succedere nella realtà. Ma lei vede ormai il giorno delle tenebre, che c'è un sacco di gente da salvare. Ma vedi sta gente. È per questo che ce lo devi. Non è facile, secondo me, recitare un film del genere dove si è strapazzati, buttati da una parte all'altra. Il suo personaggio ha anche un lato emotivo che è abbastanza instabile, non è semplice. Ma sai che faccio vedere bene che succede, ma c'è. Porta una freschezza e un'istintualità molto forte nel personaggio. Perché la maglia delle queste cose è mesa. Te credo. Ha un suo modo di stare in scena così diverso che veramente la guardi e ti guida. E poi è innamorato di lui, insomma, per lei è appunto Jacob. Vediamo, un piacere anche. Vediamo altro al volo perché mi serve per una cosa. Ma con quello che sono fatto. Il mio personaggio si chiama Fabio Cannizzaro, detto Mozinga. Lui è il capo di questa batteria di uomini che fanno attività losche. Lui forse in quel mondo ci sta anche bene. Dovrebbe uno magari che c'è un batteria, come faccio? Anche lui ha un obiettivo molto chiaro. Io voglio fare il conto. Voglio che la gente se ne cante con lui, ma non conto per salutare. L'amore che c'ha per la musica militante italiana, nello specifico per tutte le icone pop femminili, ti racconta un personaggio sofisticato. Il problema comincia da quando lo zingaro vuole fare il passo più grande della gamba. Allora per cani chi così entravo dentro al zio prof. Sì. Tutti se ne rendono conto, forse anche lui, io lo sa. Non vuole chiamarsi di fronte a noi. Ma che colpa mia, testa su per me se penso a mezzo! Primissimo incontro con Luca, ho intravisto uno zingaro diverso da quello che abbiamo portato gli altri. E poi è bello quando uno si innamora di un personaggio, se uno si innamora poi fa tutto con lui sul serio. Mi ha portato la follia e il talento dello zingaro, è per quello che è uscito. Io sono una cosa di sé, ma tu che cazzo sei? Grande chiusa che è diventata virale, addirittura una pagina Facebook, ci hanno fatto su questa chiusa qua. Grande queste due libri che ho fatto vedere dimostrano esattamente la difficoltà di fare le interviste in location, perché se avete osservato che cosa avete notato, lasciamo parlare pure loro perché io mi sono un po' stancato, e qualcosa avete notato? Ci sarà il montaggio, cioè sarà a casa sua, il suo studio, esatto, sì. E poi Marinelli fa due interviste. Un largo uso del girato? Eh? Un largo uso del girato proprio. Sì, certo. Il girato quello proprio del ufficiale. Film, del film. Sì, perché queste sono le clip, chiaramente devono un po' mostrare anche il risultato finale. E poi il girato aiuta molto quando vai a montare per dare ritmo e per anche insomma far vedere qualcosa di molto, molto bello. Cioè io ce l'avevo quella battuta, ma tu che cazzo sei? Però dovendo scegliere quale montare, chiaramente ho montato quella. Però la difficoltà di fare l'intervista a location è che ti devi un po' adattare. E quindi quando c'era il teatro disponibile, abbiamo fatto l'intervista a Marinelli in teatro, e c'è la seconda clip, quello è proprio il suo studio che ho dovuto difendere con le unghie e con i denti, perché mentre giravamo sono dovuti smontare le luci, giustamente, perché la produzione si era spostata, era in un altro teatro. E scusate per piacere, stiamo facendo l'intervista. Oh, vabbè. E ci hanno lasciato lì per 4 ore in più per poter finire l'intervista. Però ecco, io personalmente le amo molto le interviste a location, so complicatissime, onestamente so molto difficili da fare, quindi a volte li devi un po' adattare. Beh, due tipologie di esperimenti differenti, perché tu hai fatto, quindi te prima. Possiamo mostrare. Ho la production value di sicuro, oppure una clip si intitola Fuoco, perché uno degli elementi di Suburra era appunto questo grande incendio all'inizio, non so più di Ostia. Quello era stato il mio primo giorno di backstage. Io non avevo mai lavorato questa cosa, ma ero entrato in corsa dopo una settimana che le cose erano già iniziate, mi era stata data la sceneggiatura il giorno prima. Sullo DG c'era scritto incendio, stabilimento di Ostia, e poi lo DG sarebbe l'ordine del giorno, quindi l'elenco delle scene, di attori che ci saranno e anche delle necessità di produzione. Nelle necessità di produzione, nelle note c'era scritto: ok, fuoco e impianto per
pioggia. Un inferno. Un inferno bagnato. Alluvione della pioggia. Quindi se possiamo vedere sì la clip del fuoco. Un film, quello che c'è dietro le rotte è sorprendente. La difficoltà iniziale era quella di trovare una location sulla strada principale di Austin, quella che diciamo costeggia tutti gli stabilimenti. La grande, grande organizzazione di fare un incendio di questo livello, di questa grandezza, però completamente controllato, era enorme. La cosa più complicata era quella di dare fuoco alle strutture senza, diciamo, dare fuoco al resto di Ostia. Più grosso un ambiente, più materiale devi impiegare, più gas devi usare. Abbiamo usato circa 25 bombole da 25 kg. La scelta di incendio è sicuramente stata una scena abbastanza complessa. Avevamo bisogno di raccontare quattro personaggi che interagivano tra di loro, però all'interno di uno stabilimento completamente in fiamme, 360 gradi di fiamme, e quindi inserire i nostri attori in mezzo all'inferno. Presentiamo in quella scena due personaggi che sono co-protagonisti del film, uno è Otto e Viola. Queste fiamme erano molto vicine, quindi quando la prima volta hanno preso fuoco non ci eravamo resi conto che le fiamme avevano questa potenza. Non lo volevamo e non abbiamo utilizzato gli istanti. Avevo paura veramente di ossionarmi. Quindi fisicamente abbiamo creato le condizioni per le quali poi gli attori potessero recitare per ore circondati totalmente dalle fiamme. Ogni volta che davamo fuoco a questo stabilimento che arriva il zecchio, mi ha dovuto prima raffreddare tutto e per mettere un mesimo stabilimento a questo posto, quindi sono pure dopo tutta la notte. Solo per arrivare alla fine a un totale in cui a quel punto si può bruciare tutto. Evidentemente quella di riuscire poi a cogliere anche la durazione migliore, il momento migliore, trovare che infilarsi e riuscire poi ad avere qualcosa che possa essere così forte di impatto, tanto da farti venire voglia di vedere quel film. Questo credo che sia la difficoltà maggiore. Voi insomma siamo un po' in fase di finale, per cui se avete domande anche in curiosità particolari, perché sono le estro. Poi c'è una domanda, c'è anche la ciclopo, quindi parla del primo. Marco. Pensavo alla magia del cinema, no? Al fatto che gli effetti speciali siano un trucco che non viene svelato di solito, solo che il bello del backstage è vedere il segreto che c'è dietro. Quanto si può svelare, quanto non si può svelare? Per esempio sto pensando a E.T. o lo squalo, se sai che E.T. è un robot, prima di vedere E.T. non provi le stesse emozioni vedendo il film. Quindi nel backstage quanto si può svelare e quanto non si deve svelare? È una bellissima domanda la tua. Grazie. No, prego. C'è lì un fatto che spesso uno si chiede, per esempio, quando ho visto il film di gruppo, ho portato i miei amici che sono stati così carini che mi hanno anche fatto un applauso alla fine della lezione, cioè mi fa una figura incredibile, proprio un bambino nella sala, perché cioè io non so nessuno. E una mia amica, che era seduta a fianco a me, quando si vede la scena in cui Santa Maria Enzo casca nel Tevere, mi fa: ma io ho buttato veramente nel Tevere. E io lì mi sono posto questa domanda che ti sei posto tu, perché no, non l'hanno buttato veramente nel Tevere. L'hanno buttata in una piscina e poi con gli effetti speciali hanno fatto in modo che questa piscina sparisse e che l'acqua sembrasse proprio quella del pelo, e quello è un effetto speciale che è molto bello, tant'è che una persona che non sa nulla non immagina che sia una finzione. E quindi lì per lì gli ho detto come no. E poi dopo alla fine del film ho detto guarda, c'è un trucco e così, però effettivamente è una cosa che uno si deve chiedere, anche se oggigiorno lo spettatore è
abbastanza consapevole che sia una ricostruzione. E la forza del cinema è che, nonostante tu sia perfettamente consapevole che nulla di quello che vedrai, dovrebbe avere le parole che stavo per dire, in realtà, invece forse è vero finire, esatto. E nonostante questo tu credi alla storia, di quindi si sospende la tua incredulità e ti vedi il film, e quando il film è fatto bene, anche se sai che quella è una cosa finta, te ne freghi, In ogni caso alcune cose non si sperano, prima, si sperano solo in fase proprio successiva. Comunque sì, io penso che se il film è fatto bene, tu quando vai al cinema lo sai che stai vedendo una coppia, che non è che quelle persone non sono morte per davvero, che quelle persone non si amano per davvero, cioè lo sai, però quando si spegne la luce per convenzione e per bravura di chi ti racconta la stessa storia. Penso ancora della magia del cinema è questa, è tutta la truppa che ti permette di arrivare, diciamo. Comunque sì, vanno dette, nel senso, se avessero saputo prima che era un robot, però quando lo sai dopo dici, ah, era un robot, però tanto mi piace e te lo ricordi con affetto. Altre domande? Vai. Si può parlare dell'aspetto economico del vostro lavoro? Cioè, nel senso, a me interessa molto la... A me mi interessa molto il fatto della possibilità di costruire magari un team proprio al backstage che si affianca regia e produzione, ma quantificandolo a livello economico, per quanto riguarda, ecco, per esempio, mettiamo un set di 5 settimane, quindi la vostra presenza lì riguadagnata comunque al tempo che sale sul set, non al tempo e alla casa. Sì, però in quel caso dipende il lavoro. Sì, però dipende, ecco, per esempio, se tu mi hai detto che c'è un team che si può creare deposta a questo, magari il girato, cioè la persona che fa il girato non è la stessa che magari dopo si occupa del montaggio, quindi ipotizziamo un calcolo di personale, si è parametrato anche a livello economico, un'ora. Se fai questo calcolo non lavori. Adesso. Però se ti vedi il backstage di Gravity, capisci che gli americani fanno le cose in un altro modo. Siccome gli americani vengono più spesso a girare in Italia, c'è la possibilità che questa cosa succeda anche qui. Perché quando un americano viene a girare in Italia con i suoi budget, magari ci mette due soldi in più sul backstage e quindi puoi affrontare la cosa in un ambito più strutturato. È chiaro che qui se ti capita di dover fare di parlare con un produttore esecutivo o con un organizzatore per un backstage, fatti il tuo campo del valore del tuo lavoro e prova a prendere quello che vuoi, quello che ti serve, ipotizzando anche che ci sarà bisogno di un affiancamento. Io il backstage finale di Gigi Robò l'ho montato con una montatrice, cioè l'ho passato con una montatrice e io ho fatto il regista in quel caso lì, non guadagnandoci, cioè quello che dovevo prendere io l'ho dato alla montatrice perché dovevo prendere un altro lavoro nel frattempo. La cosa mi ha comunque portato un ritorno molto forte di altri lavori che sono entrati, di stare qua seduto oggi a parlare con voi, cioè, però è chiaro che non è un settore in cui tu puoi approcciare o oggi come faresti un preventivo per un'altra situazione. Però chiedi, perché invece magari tu non lo sai, ma quella produzione lì, il giorno prima, la casa di produzione ti ha rotto le scatole perché è cosa backstage da paura. E quindi magari che ne so, trattiamo un po' con lo scenografo, oppure recuperiamo vari comparsi, oppure i cestini, vabbè, i cestini insieme, non è nemmeno a cestino tutti i giorni, capito? Non si può dire, quindi. No, ma ripartiamo la situazione, cioè se io ti voglio prendere, no? Io ho produzione, voglio iniziare questa nuova iniziativa perché comunque mi piace come idea, e dico, vabbè, vediamo come va, comunque sia con qualità, che cosa innovativa che non c'è. Quanto ti devo stanziare? Cioè, iniziamo a parlare di tempo. Esatto. Che cosa hai bisogno? Che lo facciamo? Cioè, nel senso che se facciamo una commedia la propria prima di 4 settimane ci sarà un tipo di ragionamento, di investimento. No, perché essendo magari un settore che non ha le paghe per dirti del direttore della fotografia, no, della fotografia. Di sicuro non hai la paga del direttore della fotografia, ma ci mancherebbe anche un lavoro diverso. Però comunque se lavori un po' nel settore capisci anche come sono i livelli di paghe, che sembrano molto alti, in realtà servono a coprire le inattività del resto del lavoro, quindi puoi regolare su quello. Però è chiaro che molto spesso perché ti dicono che è l'unità delle giornate? Perché un'altra persona tutte le settimane pensano di non potersela permettere. Poi è tutto un discorso di rapporti di necessità. Poi cioè anche quanto devi montare, proprio quanto episodi devi produrre alla fine. Dipende proprio da un sacco di fattori.
cioè, molto complesso come lavoro, quindi non è facile. Dipende anche dall'esperienza che c'hai, nel senso è ovvio che io quando di linea, tu quando ho cominciato 13 anni fa prendevo un tot e che era sempre deciso sulle specialità delle produzioni. Adesso magari la produzione mi dice da un tot io posso contrattare, magari se sei proprio le primissime esperienze. Cioè noi la cifra non te la diciamo adesso. No, però è importante che uno capisca che non c'è solo la ripresa, c'è anche il post. Con l'esperienza capisci qual è il contesto in cui stai a lavorare, perdi anche quel timore reverenziale che non magari c'è all'inizio, e di fatto alla fine la speranza è quella di poterci campare in questo lavoro, e non è detto che succeda, forse anche sì, però cioè, siamo in un momento in cui non è detto né in un senso né nell'altro, quindi è un momento positivo, perché vuol dire che si può cercare di farlo meglio, di farlo meglio questa cosa. Di sicuro i budget deciso adesso sono bassini, quindi questa è verità. Grazie. Prego. Alzati, grazie. Come ti chiami? Passi, Fanny. Ciao. Vabbè, dicevo la domanda anche io sul budget, ero molto curioso, ma quantomeno capire se c'è la produzione stanzia un budget fisso, si ragiona anche sulle giornate di lavoro e in base a quello si negozia il, insomma, questo è il budget che avremo tolto in giornate alle riprese. La cosa delle giornate però è tutto radio, perché per decidere in quale giornata è necessario che ci sia per stage, tu devi avere una competenza del piano di lavorazione della sceneggiatura, che generalmente quando vai a decidere quante giornate lavorerai non hai ancora, quindi è un po' a doppio taglio, però sì, molto spesso succede di essere arruolati per l'età, un terzo, due terzi, 10, 15, 2, 3, 1, e questo è appunto era capire un attimo in base a cosa si negoziava il budget. La seconda domanda invece era sulla produzione, tipo di queste pillole che avete prodotto su Burra o anche per Gigorobo, i contenuti li stabilisce la produzione, appunto il reparto marketing per quanto riguarda la Freya, oppure li proponete voi, state facendo, o si negozia anche quello di volta in volta? Parto dalla seconda domanda. Se hai un ufficio marketing con il quale devi per forza rapportare il contratto, si stabilisce assieme. Di solito ti chiedono di fare un progetto, una proposta, questa proposta poi si discute con il reparto marketing e poi si cerca di modificarla, quindi comunque parte da te, ma si discute sempre assieme e poi passa per l'approvazione del regista, se il regista è un regista importante, in questo caso passa dall'approvazione del regista fino alla fine, proprio fino al montato finale, prima di essere messo online. Per quanto riguarda la domanda del budget, la situazione ideale sarebbe che, ma questo penso un po' in tutti i lavori di libero professionista, cioè uno ti dice per questo lavoro io ti do tot, e tu dici ok, allora per questo tot io sono disposto a farti questo. Questa sarebbe la cosa ideale. È ovvio che non succede sempre, nel senso di solito è la produzione che comunque ti fa una proposta di budget, tu magari puoi contrattarlo un pochino, non tantissimo, e poi in base a quella proposta di budget si cerca di trovare un accordo che però è ovvio non è mai ottimale, ecco. Cioè non riesce mai a pareggiare comunque il budget che ti ha, allora parliamoci chiaro. Cioè considerare che per esempio per lavorare Gigorobò, che alla fine nel Blu-ray ci stanno 61 minuti di backstage, che sono tanti, lui ha fatto addirittura il doppio verso due ore. E però vi consiglio di vedere, perché cioè, se a uno piace il cinema è un distillato di... cioè ci sono le persone che hanno lavorato e ti raccontano perché hanno scelto di dare fuoco in quel modo, ed è una cosa che se tu vuoi fare cinema devi assolutamente sapere. Io penso che sbobinando le interviste, la mia cultura e competenza di cinema è cresciuta forse con un anno di scuola di cinema probabilmente. E dicevo, per montare quello, per montare le papere, i rovini degli attori e le quattro pillole e le 4-5 pillole di promozione, in cui ci sono 3 mesi di lavoro.
questo è stato, con una grossa parte di via chiaramente a backstage, un po' un pezzo magari al fine lo lasciamo andare chi vuole, secondo me. E, perché il montaggio, specialmente se capisci di essere su un film in cui questo backstage verrà visto, cioè entrambi questi film sono film che hanno tenuto l'asticella molto alta a livello cinematografico, cioè in cui le scelte sono state sempre fatte come andrebbero fatte sempre, ovvero pensando a cosa vuol dire questa vernice che mettiamo su questo muro, per quale motivo lui si deve toccare il naso, cioè tutte le riflessioni sono in singola cosa, fatte ponderandole per bene, dovrebbe essere sempre così cinema, purtroppo non lo è sempre. Però quando ti trovi a lavorare in progetti che tengono la l'asticella molto alta, di conseguenza anche il tuo lavoro non lo puoi far tirare via. Perché chiaramente magari l'hanno pagato meno di quello che vale, però poi ci stanno di più, quindi che fai una regionale, non si può fare. E quindi anche a livello impegnativo, l'impegno mentale, l'impegno laboratoriale che c'è stato dietro il montaggio di Stefano che l'anno ci provò, è un impegno che è sempre una frazione dell'impegno messo da chi va andato avanti per 6 anni per Magnetti in questo progetto. Però comunque l'impegno grosso, nel senso che lo sapete meglio di me che vuol dire montare un'ora di contenuto, ed è una di contenuto che non è vabbè qua ci mettiamo l'intervista, è una roba in cui tu devi far parlare i materiali tra di loro e devi usare il linguaggio cinematografico per far uscire fuori dei significati da questi materiali, la maggior parte dei quali non hai deciso tu come girarli, perché poi ti trovi la musica, ti trovi questo, ti trovi quello su cui tu non hai messo bocca, le ricevi, ed è bellissimo ragazzi lavorare così, perché hai dei materiali di qualità eccelsa. Chi fa il filmmaker spesso si trova per esempio a montare le musiche dei siti di stock che fanno schifo, invece quando monti le musiche di un compositore cinematografico bravo, improvvisamente ti quadra tutto, ti viene voglia alle 3 di notte quando sono 14 ore che monti, questa forse la potremmo montare a sync girando su guardo così, cosa che se lo racconti dopo ti viene per matto, però ti viene questa voglia e lo fai perché sono materiali belli. Perché ci ho messo tanto materiale del film? Perché sono belle inquadrature, ragazzi, io per quello. Sono fatte bene, sono recitate bene, tutto è. Quindi voglio dire, è pure un piacere a quel punto, dopo che hai superato la fase di crisi aerea in cui non gira nulla, con l'inizio del montaggio, però a un certo punto dici È chiaro che il vostro messaggio è comunque sperare che poi questa figura venga riconosciuta, possa esserci sempre più spazio e sempre più budget di conseguenza per fare qualcosa di coerenza. Io penso che tutte le figure che lavorano in Cina vogliano questo per sé, mi sembra un'aspettativa legittima, è chiaro che è sempre un gioco di coperta che devi tirare di qua e di là, però diciamo che siccome adesso il backstage rispetto al resto delle spese cinematografiche è proprio una frazione infinitesimale, c'ha più possibilità di crescita. Diciamo che quando costi già tantissimo non puoi crescere di più, quando costi pochissimo magari ci va bene, togliamo via le comparse o non lo so, organizziamo meglio questo aspetto così risparmiamo, perché poi alla fine molto spesso il budget nel macello del carrozzone vengono anche allocati su cose che potrebbero invece non essere allocate, che so, noleggi 72 costumi in più e poi cambi idea sul che tipo di costume devi indossare l'attore e le comparse, e quindi quei 72 costumi li prendi, li restituisci dopo pagandoli, quindi magari se ci avevi pensato prima ce lo devi dare, non lo so, fai la pizza, non la prospettiva la prospettiva quindi è quella di avere delle figure professionali inserite, riconosciute, diversi, e quindi poter far sì che non è una cosa che succede male, purtroppo. Però io questi segnali leggo, non so se Daniele è d'accordo con me, ma io li leggo molto poco in realtà, poi fa rimanere anche dalle emittenti, cioè per esempio io ho fatto, sto facendo anche una, insomma, del backstage per dei prodotti Rai, delle serie Rai, e per esempio Rai chiedono, cioè non fanno operazioni marketing su Facebook online, ancora vecchio stile, chiedono i soldi di tagli di backstage che vengono mandati poco prima della messa in onda e stop lì, insomma, e c'è una cura molto minore anche rispetto alla possibilità di fare le interviste in un certo modo, perché tanto dicono vabbè, non ci saranno per tagli. Invece produzioni come appunto Sky o come altre che danno molta importanza, perché ragazzi purtroppo oggi il backstage non può, la promozione non può prescindere dal backstage del film, cioè sono proprio, cioè a me 10 anni fa non mi avrebbero mai chiesto di fare un'intervista a Favino
con lui vestito da personaggio, che non parlava del backstage del film, ma parlava della sua storia da personaggio. Invece, purtroppo oggi vengono chieste queste cose. Quindi, fortuna. Purtroppo, nel senso che purtroppo però non c'è una riconoscibilità parallela. Quindi bisogna farlo, io purtroppo lo devo fare molto poco. È un ruolo che probabilmente ancora per questo motivo è affidato a giovani videomaker, che potrebbe non essere positivo perché magari appunto poi quando tu alcune esperienza fai altro. Esatto, questa è la domanda. Cioè, quando voi pensate di accumulare esperienze e quindi specializzarvi e di fatto fare questo, oppure in realtà è un, secondo voi, un primo step per poter poi fare altro, fare la regia, fare un salto di qualità, perché abbiamo visto cose bellissime nel promesso, però fare un altro lavoro. A me non dispiacerebbe sinceramente, però chiaramente è una cosa che poi, come tutti, uno fa delle prove, fa delle esperienze, matura una certa consapevolezza e poi capisce se è un lavoro che puoi fare fra 15 anni, perché ne parlavo l'altro giorno, di dirò con chi, sì, ma fra 15 anni lo puoi fare ancora? Quando c'hai 50 anni, due figli, lo puoi fare ancora? Esatto. Sì, dipende da tanti motivi, e quello economico purtroppo non è uno degli ultimi, quindi vediamo come va, però personalmente non mi dispiacerebbe, e forse ci sono anche delle condizioni, però è chiaro che non fosse, cioè non ho la palla di vetro, quindi magari va 15 anni ancora. La sua sorella mi ha detto di sì. C'è una telefonata. Ci sono qua, ma io farei fare una domanda a loro, che siccome c'è una telefonata, facci una domanda. No, c'è attenzione, però c'è una domanda di... Grazie, Paolo. Tu lo farai ancora per 15 anni, se vuoi. Volevo chiedere, non riguarda l'audio, voi avete detto che vi portate una Redex, magari un cavalletto, ovviamente le batterie, eccetera. L'audio invece dell'intervista qual è? Quello del microfono integrato? Assolutamente no. E quindi cosa, un boom? Allora, io ho fatto il talebano e sul ciclo mi sono portato il boom con un braccio da microfono, quelli da cantante, non si dico il microfono. Non lo fare mai. Perché sì, ma da solo è complicato, cioè più roba c'hai, più devi gestire cose, più tempo ti ci vuole. A me io da 2000 ho un pranzo e quindi non ce la fai. Quindi però l'audio è un migliaccio. Se no ma io non la valiente, non microfono. Abbiamo tempo ancora per un paio di domande, se c'è qualcuno che... Sì. Là c'era una domanda. E lì c'è sempre la telefonata, però la telefonata non gli era la sua domanda. Non volete sapere niente. Forza. C'è Santa Maria in grassa veramente, se... Ce la prendiamo lo stesso. Va bene. Anche a 100 kg dobbiamo qua. Dunque, a proposito delle interviste, sì. Come fare, tra virgolette, a convincere, a farsi rispettare nel pretendere di togliere un quarto d'ora all'attore, o appunto a non far smontare le luci del tempo? Ci devi essere già un qualcuno, nel senso che mi stavo pagando per fare questo, quindi poterti imporre, o c'è un modo per farsi rispettare senza essere perdente? Innanzitutto gli attori ce l'hanno per contatto il fatto di essere intervistati per il backstage. Di solito le interviste si fanno verso la fine del film e di solito devi avvisare la produzione che quel determinato giorno ha intenzione di fare le interviste, in base anche a come è organizzata la giornata. Magari vedi che l'attore ha una pausa di mezz'ora tra una scena e l'altra e quindi dici ok, quel giorno che lui c'ha quella pausa io vorrei fare questa intervista. Siete d'accordo? Si può? Lo dice la produzione dovrebbe fare in modo di farlo fare, a volte lo fanno, a volte invece devi andare, dicono sì ok, l'attore c'ha mezz'ora, però vai tu a chiedere all'attore se è disponibile a fare l'intervista adesso, quindi vai all'attore se non è stufo, se non è stanco, se non è scoglionato. È un grande balletto questo intervista, per cui spesso la soluzione di farli tutti insieme lo shooting fotografico è una soluzione rapida, però poi ti troverai tutte interviste tutti lo stesso sfondo, cioè può pure funzionare per il prodotto che devi fare. Però per esempio se vedete il backstage di Veloce come evento, lì le interviste sono state fatte un po' a location, un po' come abbiamo visto in questo caso qui, e alcune location sono fighe, altre un po' di meno, però comunque alla fine è bello variegato. Io la vedo da fare le location. È difficilissimo perché tu devi mettere d'accordo tutti.
ogni bicchiere che si muove sul set ci sono 72 persone che ci devono lavorare, cioè l'assistente alla regia, lo scenografo, gli attori dipendono dal reparto regia, quindi devi concordare anche con loro, ma lo posso prendere in questo momento, a quelli di regista non te li fanno intervistare a pausa perché sennò si stancano. Cioè bisogna un po' cercare di non è facile per niente, che ne so, metti d'accordo tutti, ti sei dimenticato di parlare con l'attrezzista, metti l'attore davanti al pezzo di scenografia e lui comincia a smontare perché ti vuole venire contro, no, semplicemente perché non gliel'hai detto. Siccome la regola principale sul set è che bisogna rispettare tutti e il lavoro di tutti, magari se glielo chiedevi prima ti dice vabbè, certo, come non mi smonto prima la cosa che sta laggiù, e tu hai portato a casa l'intervista. Quindi è un po' un sacco di stessa questa cosa, cioè senza di pratica umana, i ruoli. Ci fanno segno di tagliare. Non lo so, possibilità, però non avevo dubbi che il nostro incontro sarebbe stato molto interessante. Ed è stato. Se volete continuare a chiacchierare subito fuori, siamo disponibili. Quindi ci finisce la coda, per fare una video. Mettiamo un video a loop. Sì. No, mi avevate detto che volevi. Dura 7 minuti, ma fare come pare, perché anche andare via, ma penso che. Vabbè, allora facciamo un applauso ai nostri.